Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. In apertura parliamo della manifestazione che si è tenuta nel pomeriggio a Pescara. Vogliamo mari e fiumi puliti e l'accorato appello che arriva da 52 tra associazioni, comitati, sindacati riuniti questo pomeriggio appunto a Pescara, luogo di partenza della manifestazione Piazza Unione, per appunto dire no all'inquinamento. Vediamo. Fiumi abruzzesi in peggioramento, salmonella diffusissima nelle acque. A lanciare l'allarme il forum abruzzese dei movimenti per l'acqua, che oggi pomeriggio ha manifestato a Pescara contro l'inquinamento e per chiedere mari e fiumi puliti. Serve risanamento e bonifica dei siti contaminati, unica vera grande opera di cui l'Abruzzo ha bisogno. Noi vogliamo trasparenza, abbiamo chiesto alla Regione di creare un sito ad hoc per poter far confluire tutti i dati appunto, che riguardano le acque abruzzesi. Chiediamo di partecipare, abbiamo chiesto l'istituzione di un osservatorio partecipato anche dalle organizzazioni sociali per sapere quanti investimenti e in che modo si intende programmare il risanamento dei fiumi abruzzesi. Ricordiamo che appunto i nostri fiumi sono in condizioni drammatiche, abbiamo il 70% dei corsi d'acqua di qualità scarsa e abbiamo il 22% dei nostri litorali, delle nostre spiagge che è a rischio di divieti di balneazione. E siamo qui anche a chiedere lo stop delle captazioni dei nostri fiumi. I nostri fiumi stanno morendo, non hanno più bisogno di captazioni. Noi pensiamo che il risanamento dei fiumi, del mare e dei nostri territori, la bonifica dei tanti siti contaminati sia l'unica vera grande opera di cui l'Abruzzo ha bisogno. Non abbiamo bisogno di strade né di autostrade, ne va della salute dei cittadini e dell'economia della nostra regione. Si sono riaperte le trattative tra la Regione Abruzzo e la compagnia low cost Ryanair. Secondo il governatore d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, il governo avrebbe preso in considerazione la richiesta di rivedere l'aumento della tassazione che avrebbe causato la rottura dei rapporti economici con la compagnia. Tra Regione Abruzzo e Mr. Ryan, come lo chiama il governatore D'Alfonso, è arrivato il disgelo. L'annuncio arriva nel corso di un incontro con i rappresentanti del CDA della Saga, il sindaco di Pescara, il presidente della provincia, il presidente dell'azienda unica dei trasporti, il presidente della FIRA e altri esponenti del governo regionale. La buona notizia è che Michael O'Leary riapre il dialogo sulla questione dello scalo pescarese, che dall'altra parte Graziano Del Rio, ministro alle infrastrutture, dopo l'incontro avvenuto a Roma, accoglie la richiesta di rivedere la tassazione che aveva causato la dipartita della compagnia di volo. Noi abbiamo due punti fermi. Intanto un incontro frontale con chi rappresenta la proprietà di Mr. Ryan e poi un impegno anche del ministro Del Rio a rivedere la posizione del governo per quanto riguarda la tassazione di sua competenza. Ma si sta muovendo anche molto la Commissione europea e gli organi competenti dell'Europa. Io sono convinto che siamo sulla buona strada per trovare soluzione idonea a questo problema. L'Abruzzo non può fare a meno di un capitolo così importante per le sue infrastrutture, ripete il governatore. Dunque, tutte le forze e le attenzioni sono rivolte a risolvere in ogni modo la questione. In questo momento in Europa volano ogni giorno qualcosa come 3.000 voli quotidiani. Noi dobbiamo mantenere questa potenza di offerta di connettività, migliorarla, renderla sostenibile economicamente perché è grande parte della competitività economica. Per questo ho chiesto incontro a Mr. Ryan, per questo ho parlato con Del Rio e per questo porterò l'amministratore delegato di Ryanair da Del Rio per fare in modo che ricominci un colloquio produttivo. L'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso annuncia in diretta nazionale che rinuncerà alla prescrizione nel processo dell'Aquila per le vittime del sisma in cui è accusato di omicidio colposo plurimo. Rinuncerò alla prescrizione. Voglio che un giudice riconosca la mia innocenza. Così Guido Bertolaso, ospite del programma Agorà su Rai 3 in diretta nazionale, ha annunciato la volontà di essere giudicato per il processo Grandi Rischi Bis, in cui Bertolaso, in qualità di ex capo della Protezione Civile,
deve rispondere di omicidio colposo plurimo in relazione alla convocazione della Commissione Grandi Rischi del 31 marzo 2009. L'udienza del processo è slittata al prossimo 21 giugno, andando incontro a prescrizione certa del reato, che scatterà il 6 ottobre 2016. La scelta si è resa necessaria, secondo il giudice Grieco, titolare del procedimento, perché ci sono ben 800 processi affidati a lui in corso di svolgimento. All'annuncio del rinvio dell'udienza, in aula è esplosa la rabbia dei parenti delle vittime del terremoto. «Questo processo è una farsa, siamo di fronte a un omicidio di Stato», ha detto ad alta voce in aula Vincenzo Vittorini, presidente dell'Associazione delle Vittime del Terremoto e consigliere comunale. «Questo processo non può essere considerato come tutti gli altri. Secondo Vittorini, la Procura ha fatto perdere tempo al processo con 3 richieste di archiviazione. Guido Bertolaso ha affermato che rinuncerà alla prescrizione durante una trasmissione in cui era ospite per parlare della sua candidatura a sindaco di Roma per il centrodestra. A incombere sulla candidatura di Guido Bertolaso ci sono 2 processi, uno per corruzione sugli appalti del G8 della Maddalena che è in corso di svolgimento e il triste processo dell'Aquila per omicidio colposo plurimo delle vittime del terremoto. Sospensione immediata di un'attività, sequestro amministrativo di un locale e sanzioni per oltre 4.000 euro. Il bilancio di una serie di controlli condotti negli ultimi giorni dai carabinieri del NAS di Pescara in centri estetici del Teramano, del Chietino e di Pescara. Nelle strutture era stato ingaggiato un professionista con i titoli necessari per gestire l'attività, ma poi ad operare era personale, spesso ragazze, senza alcun tipo di diploma. Le ispezioni hanno consentito di accertare che nelle strutture venivano praticati massaggi in assenza di quanto previsto dalla normativa, e cioè del direttore tecnico. Nella struttura del Chietino le ragazze in servizio non avevano i requisiti professionali da estetiste per praticare trattamenti ed è quindi scattato anche il sequestro amministrativo del locale. Nel Teramano, per carenza di autorizzazioni, il sindaco ha disposto la sospensione immediata dell'attività. A Pescara invece sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 1.000 euro. E poi ancora minaccia mamma e nonna con un coltello per ottenere i soldi per comprare la droga. Protagonista della vicenda un 22enne di Penne in provincia di Pescara che ieri sera è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per maltrattamenti in famiglia, estorsione e minaccia. Il ragazzo è stato rinchiuso nel carcere di San Donato di Pescara. La Regione Abruzzo ha incontrato i sindacati questa mattina per avviare il percorso di studi e attuazione del patto di sviluppo. Tra i pilastri annoverati spiccano fiscalità, attrazione degli investimenti e politiche per il lavoro. La Regione Abruzzo è pronta a varare il patto per il lavoro e lo sviluppo economico. Questa mattina il presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, ha incontrato a Pescara le organizzazioni sindacali per avviare il percorso di studi e attuazione del patto, che nelle prossime settimane sarà presentato ufficialmente e sottoscritto tra i principali attori del ciclo produttivo. Il patto ruota intorno a 8 pilastri: fiscalità, pacchetto di attrazione degli investimenti, programmazione unitaria dei fondi, politiche attive per il lavoro, accesso al credito, inclusione sociale, individuazione di aree di crisi e legalità. Dopo il confronto di oggi saranno tracciate le linee guida del patto, gli obiettivi generali e specifici, nonché i tempi di attuazione del documento programmatorio. Il documento avrà l'obiettivo di attrarre investimenti e di conseguenza generare occupazione nella regione. È necessario snellire la pubblica amministrazione, stimolare l'alternanza scuola-lavoro, favorire formazione, innovazione e ricerca, ma soprattutto è necessario ridurre la frammentazione degli interventi, cioè vogliamo creare una sorta di pacchetto chiavi in mano per le imprese. Queste le dichiarazioni del governatore d'Abruzzo. Durante questo percorso le organizzazioni sindacali hanno l'obbligo di svolgere un ruolo attivo e fondamentale per monitorare le imprese che investono sul territorio. Durante l'incontro infine sono stati presentati alcuni interventi del patto per il lavoro e lo sviluppo economico. 47 milioni di euro saranno destinati all'implementazione di politiche attive del lavoro, all'assegno di ricollocazione, al potenziamento del sistema regionale della formazione al fine di puntare allo sviluppo del capitale umano come fattore di competitività del sistema Abruzzo e al programma degli investimenti legati ai fondi comunitari e al Masterplan.
Il Movimento 5 Stelle di Pescara denuncia una grave carenza da parte dell'amministrazione comunale. Manca infatti il piano anticorruzione 2016-2018. La scadenza era fissata per il 31 gennaio scorso. Manca il piano anticorruzione al comune di Pescara. La data di scadenza per presentarlo era il 31 gennaio scorso e ad oggi nulla è stato prodotto. La denuncia arriva dal Movimento 5 Stelle che dopo diversi controlli mette in luce anche la mancanza di trasparenza sulle pubblicazioni del sito ufficiale del comune, che viene messa a confronto con quello di un comune virtuoso, quello di Lucca. Da qui l'idea di istituire una commissione ad hoc che vigili costantemente. Chiediamo un consiglio straordinario sul tema dell'anticorruzione e soprattutto una commissione di anticorruzione e trasparenza, perché riteniamo doveroso e necessario intervenire nel comune di Pescara. Abbiamo fatto infatti un'analisi e abbiamo evidenziato che moltissime delle direttive, delle indicazioni date dall'ANAC, l'autorità nazionale dell'anticorruzione, non sono state rispettate nel comune di Pescara. Manca ad oggi, nonostante la scadenza del 31 gennaio, il piano appunto triennale di prevenzione alla corruzione, manca il piano della trasparenza, manca il piano della performance, mancano moltissime delle azioni e delle misure correttive proprio per evitare il rischio corruttivo, e noi vogliamo attraverso questa commissione, portando anche il tema in consiglio comunale, invece attivare una tolleranza zero alla corruzione con un giro di vite estremamente forte e stringente. Tra le carenze annoverate dai grillini c'è la mancanza di rotazione dei dirigenti, l'attività di formazione sulle attività di anticorruzione e inoltre, sottolineano i consiglieri 5 Stelle, secondo l'ANAC per corruzione si intende ormai un più ampio concetto che viene riassunto con cattiva gestione, quindi tutte le attività che formano la cosa pubblica. Quelli legati al conflitto di interesse, all'incompatibilità dei dirigenti, alla trasparenza, agli incarichi, ai tempi dell'amministrazione, appunto ai tempi delle procedure amministrative, sono quelle aree che l'ANAC appunto sottolinea come critiche, come strategiche e sulle quali dobbiamo intervenire. Ci sono una serie di indicazioni che devono essere rispettate e noi pretendiamo che vengano rispettate. La piaga dell'evasione fiscale resta il problema principale per i giudizi tributari all'Aquila come nel resto d'Italia. Vediamo. Rispetto allo scorso anno c'è la positiva novità dell'inaugurazione del restaurato Palazzo di Giustizia in via 20 Settembre. Inizia così l'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario del 2016 nella relazione del Presidente della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo. A fronte di poche novità positive in materia di contenzioso tributario, come la previsione della quasi obbligatorietà della condanna alle spese in caso di soccombenza, alla condanna per lite temeraria, all'esecutività della sentenza di primo grado anche nei confronti dell'amministrazione, alle previsioni del giudizio di temperanza in forma monocratica, sono invece andate deluse le ragionevoli aspettative di modifica dell'ordinamento, anche per la mancata nuova denominazione dei tribunali e delle corti d'appello tributarie e per la mancata riforma dei criteri di determinazione dei compensi. Già l'anno scorso nella mia relazione ebbi a dire della positività della risposta della giustizia tributaria alle richieste dei cittadini. Quest'anno con soddisfazione posso dire che è confermato questo trend positivo. Mediamente il ricorso nei primi due gradi della provinciale e della regionale vengono definiti entro il termine massimo di 3 anni, termine che è sicuramente molto positivo anche confrontato con i termini delle altre autorità giudiziarie. La FILT CGL ha presentato i risultati di uno studio, di un'indagine nei 47 comuni della provincia di Teramo sul trasporto pubblico scolastico. Dai dati emerge una situazione tutt'altro che rosea. Vediamo perché. 10.000 alunni nell'ambito dell'anno scolastico utilizzano il servizio di trasporto in 45 dei 47 comuni della provincia di Teramo. Sono 200 i pulmini che si muovono sul territorio con una vetustà media di 16 anni, dato superiore alla media del trasporto pubblico locale, e solo l'1% di essi ha meno di 5 anni. Nell'80% dei comuni è prevista una compartecipazione al servizio, con prezzi che oscillano tra i 20 e i 180 euro, mentre nel capoluogo Teramo si può arrivare anche a 360 euro l'anno. Sono alcuni dei dati che emergono dall'indagine condotta dalla CGL sul trasporto scolastico in provincia di Teramo, un rapporto in chiaroscuro dove la zona d'ombra è rappresentata soprattutto dalle gare d'appalto e dalle modalità di erogazione del servizio da parte delle ditte.
Sono dei dati molto interessanti. Intanto l'affidamento attraverso le gare viene fatto con un criterio solamente al massimo ribasso. È chiaro che quando fai un appalto al massimo ribasso e assegni un servizio, è chiaro che poi ci sono delle difficoltà anche al riguardo la sicurezza dei bambini e soprattutto al riguardo anche le problematiche per quanto riguarda i diritti dei lavoratori stessi. E vorremmo approfittare di questi dati, di questa mole di dati che abbiamo raccolto, anche per dare origine ad un osservatorio che focalizzi maggiormente l'attenzione su questo servizio. E infine un'altra proposta che lanciamo è quella di dare origine a degli appalti in ambito provinciale. Oggi i comuni, tanti comuni che danno origine a questo servizio agiscono tutti per proprio conto. Si potrebbe iniziare a pensare ad una rete di trasporto scolastico di livello provinciale attraverso convenzioni tra i comuni e con la provincia. Nella minore delle ipotesi noi potremmo fungere da stazione appaltante per i procedimenti di gara, nella migliore delle ipotesi potremmo pensare anche a organizzare una rete di trasporti di scuola bus integrata su più comuni. A Pescara nasce il coordinamento Democrazia Costituzionale, obiettivo dare avvio alla campagna referendaria per il no alle modifiche della Costituzione e all'abolizione della legge elettorale Italicum. Si costituisce il coordinamento della Democrazia Costituzionale. A Pescara si costituisce per parlare di referendum e anche di legge elettorale. Cosa volete mettere in chiaro? Vogliamo mettere in chiaro che la riforma della Costituzione, che in realtà è una riscrittura della Costituzione perché riguarda circa 40 articoli, modifica sia la forma di governo che da parlamentare diventa a trazione governativa e con questo riduce notevolmente il diritto dei cittadini a partecipare alla vita politica del Paese. Da questo momento in poi quale sarà la vostra attività? Confrontarci con i cittadini che saranno chiamati ad approvare oppure a respingere la modifica della Costituzione attraverso un referendum, confrontarci con i cittadini per illustrare le ragioni del no al referendum. Chi fa parte di questo coordinamento? Siamo di tutte le estrazioni politiche, professionali, ci sono anche molte associazioni che hanno aderito. Diciamo che è un movimento che si riallaccia a tutta una serie di movimenti che ci sono stati anche in passato nella società italiana per la difesa e per lo sviluppo della Costituzione e soprattutto della cultura costituzionale. Con la sua applicazione per il pagamento sicuro acquistata da Amazon ha fatto fortuna e lavora negli Stati Uniti. Vincenzo Di Nicola è tornato nella sua terra natale per insegnare in un corso di informatica avanzata. Vediamo. A volte i cervelli in fuga ritornano. No, non si tratta di un rimpatrio definitivo per Vincenzo Di Nicola, 35 anni, ingegnere informatico di Teramo, inventore dell'app GoPago, un'applicazione che consente di effettuare pagamenti in remoto in maniera semplice e sicura, che 2 anni fa è stata acquistata dal colosso dell'e-commerce Amazon. Di Nicola continua a lavorare negli Stati Uniti, lì dove pulsa il cuore della Digital Revolution, ma facendo proprio il motto del presidente americano Kennedy, non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, ma cosa puoi fare tu per il tuo paese, ha deciso di tornare nella sua Teramo per dei corsi gratuiti di informatica. Lo slogan è "Se vuoi lavorare impara a programmare" e prende spunto dalla consapevolezza che entro il 2020 l'Europa avrà bisogno di circa 800.000 professionisti informatici. Per me sembra normale tornare nel paese che ti ha dato i natali, che ti ha istruito, che insomma che ha dato tanto per me, quindi mi piacerebbe dare qualcosa anche indietro a questa città che secondo me è bellissima e può fornire grandi potenzialità per i giovani.
A me piace molto ricordare Kennedy che diceva non pensare a quello che il paese può fare per te, ma a quello che tu puoi fare per il paese, ed è per questo che sono tornato e vorrei fare qualcosa di bello qua. Voglio dare le basi di computer science, dell'informatica avanzata e moderna ai giovani e alle persone di talento, di volontà, che vogliono imparare cose moderne, cose nuove, per poter imparare, per poter migliorare le proprie skills, per poter migliorare le proprie abilità, per poter competere a livello mondiale. È una cosa che vorrei, ci tengo a dire, che l'informatica al giorno d'oggi è semplice, basta solo la volontà e la perseveranza di seguirla e poi si possono riuscire a raggiungere risultati davvero molto molto importanti. È aperto a tutti, attualmente abbiamo aperto l'iscrizione ai Teramani, ma comunque idealmente a tutti quanti. Cercheremo di registrare le lezioni in modo che le proietteremo a livello nazionale e speriamo che il prossimo anno, le prossime edizioni, ci sarà ancora più attendance, ancora più interesse di pubblico. L'Associazione Culturale Castellarte ha organizzato nella splendida cornice del Teatro di Atri una 2 giorni dedicata ai ragazzi con musiche da film ed opere liriche. Paolo Iacone, Associazione Culturale Castellarte, c'è una rassegna di musiche da film, di colonne sonore, è davvero importante, rivolto a tutte le scuole del circondario, qui di Atri e non solo. Abbiamo organizzato una serie di iniziative, ieri un'opera lirica di Mozart, Le nozze di Figaro, e oggi invece è una mattinata dedicata alle musiche da film. Ieri i protagonisti sono stati i filarmonici, cantanti della compagnia dei filarmonici di Ascoli, guidati dal maestro Massimiliano Caporale, mentre oggi abbiamo nel Teatro di Atri il gruppo, i musici rotariani, che ha sede notaresco, ma sono musicisti bravissimi, tutti professori d'orchestra. E queste iniziative sono dedicate a tutti i ragazzi di ogni ordine di scuola, dalle scuole elementari alle scuole superiori della provincia di Teramo, non solo. Infatti oggi abbiamo anche ragazzi provenienti da Penne, dall'istituto comprensivo indirizzo musicale, e devo dire che i ragazzi almeno sono stati fino a questo momento attentissimi, quasi catturati dalla bellezza delle musiche, e anche perché sono di loro, riguardo le musiche da film, sono di loro conoscenza, quindi sono veramente, il risultato è eccezionale. Il teatro è pieno, è in ordine ogni di posto, e quindi siamo felicissimi di questo. Al via da domani la 25esima edizione dell'evento fieristico denominato Saral Food. Saranno oltre 300 gli espositori che animeranno la 4 giorni a Città Sant'Angelo. Torna anche quest'anno la fiera Saral Food, ci sono novità? Per Città Sant'Angelo è davvero un'opportunità in più, considerando che il nostro territorio punta tanto sulla cucina, sull'alimentazione e sulla ristorazione. Questo perché Città Sant'Angelo fa dei suoi punti, uno dei suoi punti maggiori, quello della cultura dell'accoglienza, la cultura della buona cucina e della buona qualità della vita. Questa 25esima edizione ci sono tantissime novità a livello convegnistico e a livello di concorsi. Ci sarà il sindacato, il SIB, la FIBA che organizzeranno un grandissimo convegno sui balneatori, ci sarà i panettieri che faranno dei convegni, ci saranno convegni sulla sicurezza, e tantissimi convegni. E poi ci saranno delle gare di barman, delle gare per il caffè organizzate dalla Mocambo e altre iniziative sempre nell'ambito della fiera. E in totale quanti sono gli stand? Sono circa 300 stand e 140 espositori da tutta Italia. Siamo diventati il punto di incontro del centro-sud Italia per quanto concerne il settore dell'alberghiero e della ristorazione. Ed ora apriamo la pagina sportiva. È stato un sabato agrodolce per le squadre abruzzesi di Serie B. Per il Pescara una sanguinosa sconfitta, per la Virtus Lanciano un successo che, se non sa di salvezza, comunque può essere una piccolissima ipoteca. Questi risultati delle gare del pomeriggio, con anche annesso l'anticipo di ieri sera tra Brescia e Crotone, finito 3-0 per il Brescia. Poi appunto le gare del pomeriggio: Ascoli Avellino 3-4, Bari Provercelli 6-2, Como Cesena 1-3, Livorno Entella 0-0, Pescara Novara 1-2, Salernitana Virtus Lanciano 1-3, Spezia Modena 2-0, Ternana Latina 0-0. Gli posticipi saranno domani
quello tra Vicenza e Trapani alle 17.30 e poi lunedì alle 20.30 a Cagliari, Perugia, per un Cagliari che cercherà di riprendersi la vetta dopo la sconfitta di ieri del Crotone, Crotone 63, Cagliari 62, poi il Novara da solo al terzo posto, 52 punti, Cesena e Spezia quota 50 scavalcano il Pescara che scende al sesto posto, 49 punti, ad un solo punto ci sono Entella e Brescia, la prima esclusa al momento dalla griglia playoff è il Bari che di punti ne ha 47, appena due in meno rispetto al Pescara che dunque rischia seriamente, continuando così, di uscire dalla bagarre playoff. Poi Avellino 43, Trapani 41, Perugia 40, Ternana 37, Virtus Lanciano 36, dunque fuori dalla zona retrocessione e playout, Latina, Modena e Ascoli 35 punti, Livorno e Provercelli 33, Vicenza 31, Salernitana 30 e Como chiude con 23 punti. E allora veniamo alla partita dell'Adriatico Cornacchia di Pescara, una sconfitta molto dolorosa, quella per la squadra di Oddo, 2-1 con il tecnico del Novara Baroni che consuma la sua vendetta sportiva anche in riva all'Adriatico dopo il successo già confezionato all'andata. Le solite distrazioni hanno punito, le solite distrazioni difensive hanno punito l'11 biancazzurro, vediamo. Alcune buone occasioni sciupate, tanta buona volontà e la solita dose di sfortuna, ma anche altri errori incredibili in difesa. Si può spiegare anche così il terzo KO casalingo stagionale del Pescara che scivola ancora in classifica. Il 2-1 con i piemontesi all'Adriatico certifica a questo punto una crisi che non può non preoccupare alla vigilia della gara di Crotone. Nel match che doveva segnare la svolta dopo un mese e mezzo senza vittorie, il Delfino perde ancora al cospetto di una squadra che ha soprattutto approfittato dell'ennesima giornata nera del settore arretrato. Gettare però la croce addosso solo a Mazzotta e ai compagni di reparto non sarebbe neanche bello e giusto. Importante però chiedersi cosa stia accadendo al Delfino, formazione che non vince ormai quasi da due mesi. Biancazzurri in campo con l'ennesima formazione nuova, il Novara con il solito schieramento di corazzieri e con Gonzales unica punta. Sugli spalti 7.000 spettatori con qualche vuoto di troppo. Al terzo viola si fa vedere con un tiro violentissimo dai 25 metri che costringe Fiorillo al salvataggio in calcio d'angolo. Al sesto arriva la risposta biancazzurra con un colpo di testa di Memusciai che sugli sviluppi di un corner mette di testa sopra la traversa. Ma all'ottavo su un calcio d'angolo e Corazza di testa a saltare più in alto di tutti e a colpire di testa indisturbato mettendo la palla alle spalle dell'incolpevole Fiorillo. Il Pescara reagisce con rabbia e al dodicesimo la Padula in area tira e poi viene forse sgambettato da Da Costa dopo un rimpallo con Pezzuto di Lecce che lascia però proseguire fra le proteste biancazzurre. La dea bendata non aiuta il Delfino che è pericoloso anche al quattordicesimo con Benalì che in area novarese chiama Da Costa al miracolo con i piedi. In favore di Vento i ragazzi di Oddo attaccano ma rischiano lasciando spazi alla formazione ospite che fa correre un brivido al ventesimo ai tifosi biancazzurri con un colpo di testa mancato in area da Gonzales che non riesce ad incornare. La gara è aperta e vede attacchi dall'una e dall'altra parte con il Pescara che trova il meritato pareggio al 28esimo con una punizione capolavoro di Caprari che lascia di sasso Da Costa rimettendo così il match in parità per l'ex romanista, si tratta della decima rete stagionale. Il Pescara continua ad attaccare al 34esimo e Torreira con un tiro potente a scheggiare la parte esterna del palo della porta novarese. La ripresa ricomincia con gli stessi 22 che avevano concluso la prima parte di gara. Al quarto c'è un'ottima opportunità per Torreira che solo davanti a Da Costa alza sopra la traversa, ma il Pescara commette degli errori incredibili e così all'ottavo Mazzotta regala un pallone facile facile ad Evacuo che non sbaglia riportando in vantaggio la propria formazione. Per la difesa del Pescara prosegue il momento da dimenticare con gli ospiti poi bravi ad addormentare la partita. Al quarto d'ora arriva anche l'ennesimo infortunio di coda che deve lasciare il campo a Zuparic che torna a far coppia con Fornasier al centro. Intanto trascorrono i minuti e per il Pescara che continua ad attaccare si avvicina così lo spettro di una nuova amarezza con Oddo che getta nella mischia anche a Costa al posto di Caprari. La squadra di Marco Baroni si chiude ancora più con Dell'Orco che al 36esimo rischia l'autorete prima del tiro alto di Benalì. Si arriva così nei minuti finali quando al 43esimo Gianluca Lapadula alza sopra la traversa davanti a Da Costa, poi 5 minuti di recupero e un KO che lascia davvero da pensare alla vigilia della trasferta in casa di un Crotone ferito dalla battuta d'arresto di Brescia.
specie, come detto, per la Virtus Lanciano è stato un grande pomeriggio, anche di sofferenza, ma le parate di cranio, la buona sorte e le giocate dei vari Marilungo, di Francesco e Ferrari in avanti hanno fatto la differenza. La Virtus ha espugnato la Recchi di Salerno 3-1. Il bello del calcio: se qualcuno poco più di un mese e mezzo fa avesse ipotizzato che il Lanciano poteva marciare a ritmo da big e scalare in modo così vertiginoso le posizioni di classifica, sarebbe stato preso per pazzo. La Cenerentola Lanciano non ci sta e gara dopo gara lo sta dimostrando, non con una media da playoff, bensì un cammino da capolista, addirittura un tris a Salerno in una gara che non metteva in palio semplicemente i tre punti, ma molto di più. Succede tutto nella ripresa, tutto condito da una settantina di minuti di affanno, ma da un finale scintillante per Maragliulo e i suoi ragazzi. Tutto, in altre parole, ancora più bello. Albero di Natale per la Virtus, 4-3-2-1 con Ferrari, unico punto di riferimento assistito da Marilungo e Di Francesco. C'è cranio tra i pali, capitano Aquilanti torna a disposizione dopo la squalifica. Bacinovic con Vitale e il sempreverde ed adattabilissimo Gaetano Vastola a comporre il trittico in mediana. La Salernitana di Menichini con Tuncara dall'inizio deve sfruttare il turno interno e l'obiettivo, manco a dirlo, è uno solo: la vittoria. 200 i sostenitori virtussini, 12.000 quelli amaranto che popolano la Recchi. Fischia Serra di Torino, subito campani in avanti. Quinto minuto, accelerazione di coda per Donnarumma, si salva il Lanciano. La Salernitana ha un'occasionissima con Bernardini che conclude a rete, un'azione insistita ma impatta in pieno il palo. Un minuto dopo, dagli sviluppi di un corner, Tuncara rimette una palla in mezzo all'area di rigore, ma Donnarumma si divora un gol clamoroso. 29esimo, ancora amaranto, questa volta la conclusione di Bernardini che di piatto non c'entra allo specchio della porta. 42esimo, si rivede il Lanciano con una conclusione di destro di Marilungo, ma il suo tiro è alto. Seconda frazione di tempo, quinto minuto. Palla bellissima di coda che si presenta a tu per tu con Cragno, che però è provvidenziale di piede. Sesto minuto, ancora Donnarumma per le vie centrali, prova a battere il solito Cragno che compie un altro prodigio e va ad alzare la sfera sopra la trasversale. 13esimo, sotto il diluvio della Recchi, uno spiraglio di sole è accecante e parla i colori della Virtus. Marilungo taglia un pallone per Vastola che la catapulta immediatamente al centro dell'area di rigore per Di Francesco che di tacco manda in estasi il Lanciano sbloccando il risultato. Gol bellissimo dunque per l'1-0 fremtano in Campania. La Salernitana perde qualche certezza ma non la forza per rimettersi subito ad attaccare. 25esimo, azione amaranto con Gatto, Bush e soprattutto con Donnarumma che va a concludere ma spreca. 28esimo, la Salernitana pareggia, il prologo del gol lo crea Nalini, palla morbida in area di rigore, torre di testa di Gatto per Donnarumma che deve solo appoggiare in rete. 1-1 con le proteste rossonere per la presunta posizione irregolare di Gatto al momento dell'assist. Altro affondo decisivo per il Lanciano. Minuto 31, Marilungo, colpo di tacco per Di Francesco che sguscia bene e nel tentativo di recuperare la palla impatta le braccia distese in presa bassa di Terracciano. Rigore per i rossoneri e giallo per il portiere campano. Dagli 11 metri è freddissimo Nicola Ferrari che realizza spiazzando Terracciano e riportando in vantaggio i fremtani. 43esimo, inizia l'assalto salernitano con una sassata di Gatto ma Cragno c'è, pienissimo recupero, la Salernitana è sbilanciatissima, Ferrari si allunga troppo la palla, poi Giandonato disegna la traiettoria vincente per Di Francesco che di sinistro batte per la terza volta Terracciano. Poi solo tantissimi applausi dei 200 rossoneri alla Recchi e l'intera città a tributare una standing ovation ai rossoneri che stanno facendo qualcosa di incredibile.
I numeri: in 41 giorni di cura a Maragliulo, 16 punti su 21 a disposizione conquistati. What else? In Lega Pro è finita senza gol la partita del Bonolis tra Teramo e Carrarese, brutta gara, ma Teramo anche fermato dai Legni, ben due colpiti nella ripresa da Lenoci e Moreo. Ascoltiamo le parole dei due allenatori, Vincenzo Vivarini del Teramo e Gianmarco Remondina della Carrarese. Mister, a volte come oggi ci si mette anche un po' di sfortuna con quei due Legni, però è indubbio che questa squadra magari non prenderà gol, però fa una fatica a segnare tremenda. Ma sai, non è che ti posso contraddire, effettivamente fai delle prestazioni veramente alte, abbiamo cercato in tutti i modi, cercare l'ampiezza, abbiamo fatto un sacco di cross sia da destra che da sinistra. Abbiamo cercato di la palla tra le linee, abbiamo fatto diversi bei lavori anche lì. E siamo stati sfortunati perché comunque è un periodo che gli episodi ci girano male, perché adesso il palo di Lenoci, insomma, è stato clamoroso, come quello di Moreo. Nelle partite non basta fare delle prestazioni di alto livello, ma ci vuole il gol. È chiaro che il gol non arriva e pareggiamo. Presidente Campidelli ha detto a Vivarini l'anno prossimo, con lo stipendio che ha, o se lo riduce o non rimane a Teramo. Ecco, Vivarini, che cosa ne pensa? Ma no, io sto concentrato sul lavoro mio, quello che devo fare. A me Campidelli non mi ha detto assolutamente niente. Io da parte mia ascolto solo le cose che mi dice a me, le altre cose, perché io lo conosco, so com'è, e quindi sulle altre cose non ci faccio caso. Oggi i giocatori nostri, a dispetto di quello che è la situazione fuori dal campo, hanno dimostrato per l'ennesima volta un attaccamento a questi colori, a questa squadra e a questa città veramente notevole, per cui merito ai nostri giocatori. Domani toccherà anche all'Aquila, che alle ore 15 giocherà a Sant'Arcangelo. Sarà un match importante in chiave salvezza per la squadra di Carlo Perrone. Chiudiamo con un ultimo servizio, cambiando disciplina. Grande successo ieri sera per la manifestazione Kickboxing Explosion, andata in scena al Teatro Nervi di Pescara. Non ce l'ha fatta il pescarese Andrea Andrenacci a conquistare il titolo europeo pro, una grande performance invece per Francesco Di Giacomo, che ha invece conquistato il titolo italiano. La soddisfazione dell'organizzatore dell'evento, Riccardo Bergamini, che ascoltiamo in questa intervista. Riccardo Bergamini, partiamo dal successo clamoroso che c'è stato in questo evento, Kickboxing Explosion, edizione numero 11. Discoteca Teatro Nervi piena in ogni ordine di posto. È stata una soddisfazione grandissima, proprio per la risposta di questo pubblico della città che ci segue, che ci coccola. Sono veramente molto 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 felice e soddisfatto. Poi tifo da stadio, il pubblico che ha portato avanti gli atleti fino all'ultimo centesimo di energia, peccato che non sia bastato ad Andrea Andrenacci per vincere questo titolo europeo Waco Pro. Allora, assolutamente sì, pubblico delizioso anche in questo, ha spinto gli atleti fino all'ultimo. Allora, io vi faccio un'analisi tecnica di questo match, e ho sentito tutti dire è ingiusto, no, io credo che noi dobbiamo essere sportivi e riconoscere le cose come stanno. Questo match l'ha vinto meritatamente la Teda Polacco. Il problema di Andrea questa sera è stata la pressione, e era la prima volta che combatteva in casa per un titolo e ha pagato la pressione, ma non è un problema perché è un allenamento per la testa, noi riproveremo ancora, non è certo questo che ci fa fermare qui. E quello che voglio aggiungere però, che tu hai visto perché hai seguito tante edizioni di Kickboxing Explosion, che noi a Pescara siamo sportivi. Questo mi piacerebbe fosse anche all'estero. Il verdetto che c'è stato in Polonia di Andrea, se fosse stato giudicato con lo stesso metro, avrebbe portato alla stessa sfida di oggi, però con Andrea Detentore, che avrebbe perso giustamente il match, ma sarebbe stato più equo. Però a noi non ci interessa, vogliamo essere sportivi, non ci interessa rubare dove non ci compete, quindi va bene.
Era questo l'ultimo servizio del TG6 che tornerà lunedì con la prima edizione delle ore 14. Domani non si farà la consueta diretta stadio delle ore 14:25 perché il campionato di Serie D riposa, ma vi rimando all'appuntamento delle 19:30 con l'Abruzzo del Pallone condotto da Jacopo Forcella per parlare della partita dell'Aquila, ma anche per tornare sui temi offerti da questo sabato. Allora buonanotte a tutti voi e buona domenica.